Ciao a tutti gli amici di Star Fishing TV, mattina prestissimo oggi con Capitan Antonio Nazzani, grazie dell'ospitalità. Allora, ci siamo. Siamo pronti. Emozionati. Cosa andiamo a cercare oggi? Allora, oggi andiamo a fare i totani, da come ho capito. No, il dinosauro. I calamari e poi andiamo a cercare i dinosauri. I dinosauri, speriamo, esatto, di trovarli. Allora, ci troviamo a Porto Torres, diciamo ai nostri amici. Assolutamente, nord Sardegna, Golfo dell'Asinara. Siamo pronti a partire. Andiamo, no? Ale. I nostri amici a casa, gli diciamo qualcosa prima di partire. Rimanete con noi. Tutti ve sul ne faremo canale. Vedere di tutti i colori. Ciao, ciao ragazzi, andiamo avanti. Tira su, tira. Sì, una bomba. No, aspetta. Guarda. Sì, una bomba. È un animale. È un animale di carne. Ce n'ho anch'io un paio così di questa trota. Ma questo è un animale. Questa è una trota spettacolo da torrente. Ah, ma sì, è leggera. Guarda, dai delle toccatine. Tin. Bella. Vero? E quanti pezzi è? Tre o due? Due pezzi. Qua. Sì. Così. Strack e via. Ah, quello questo lungo. È un prototipo, Cioè, questo è l'unico pezzo che c'è in Italia. Vedi che ti danno anche soddisfazioni, la dita. Ti mandano le primizie. Questo è un mulinello che stanno iniziando a fabbricare ora. Questo è un prototipo. Chiaro. Cioè, ma è un animale, ha una frizione, una ragazzi. Bomba. Ma questo, se ti metti piano piano e sei di quello che ti vuoi godere un combattimento di un tonno 2 ore e mezzo, 3 ore, con questo qua lo fai, Spettacolo. Ti metti lì, ti vai appresso con la barca. Cioè... L'unica roba che forse è un pochettino sconvenevole è quella che è due poi pezzi... Poi lo squagli, perché secondo me dopo il tonno... No, il pezzo a due pezzi è un po' troppo lungo. No, portala che è via meglio. Di solito a metà. No, che è meglio, secondo me. Sì, no. Così la spina non ce l'hai qua. Quando, scusami, Vai. Quando tu gli fai fare l'arcata, no? Sì. La canna, tira. Oh, l'arcata, vedi, ha fatto già l'80% del suo lavoro. Quando vai a tirare ancora, vedi, sì, non c'è problema, questo sforza pochissimo. Sì, è vero. Mentre è vero. Essendo qua, la spina soffre di più la canna. Non potrei fare mai le cose che fai con una canna di queste. L'ideale è il monopezzo, ragazzi. Sì. Cioè, sì. Monopezzo, hai tutto in mano. C'hai tutto, sei tu e lei è il pesce, è tutta un'altra roba. Però comunque poi sono gusti, poi ognuno pesca come vuole. Sì, però è molto morbida in punta. Ma 80 euro di canna, che cosa stiamo parlando? È morbida e resistente, questo è buono. Bella. Fenomenale, andiamo avanti. Ok, dai. Tutti sul canale con Antonio Nazzani. Eccolo. Primo. Speriamo che non esca buona per i dinosauri, Alessandro. Speriamo. Figa un po' come dice a casa, il recupero è sempre regolare, no? Sì, sempre regolare. Ah, che bello. Ecco qua, ha aggredito la testa rossa. Dai, che uno lo faccio io. No, non mi fido. Bravissimo. Hai visto? Bravissimo. Non l'ho sentito, ha grattato un paio di volte. Sì. Allora ha ragione che era sensibile. Sì. Eccolo qua. Un bel calamaretto. Hanno funzionato tutte e tre, Ale? Ne abbiamo presa una con ognuna. Sì. Vero?
Primo calamaro. Posso continuare a pescare io? Sensei. Sensei. Vabbè, mettiti dall'altra parte però. Perché adesso stiamo scarrucciando così, che la lenza ti andrebbe sotto la barca. Ce l'abbiamo fatta. 4, abbiamo 4, anche quota 4, 4. Sì, 4-4. Ecco qua, il rosso. E dai, adesso un altro. Dai, abbiamo 5 chance per adesso. Voleva prendere la canna lui. Questo è un calamaro dinosauro. Oh, abbiamo preso in testa. Spettacolo. Lui c'è, sì. Io la lenza. Piano, piano, piano. No, spruzza, spruzza. No, non devi spruzzare. Ok, che bravo. Sganciarlo sempre così. Bravo Alex. 1, 2. Vai, su. Bellissimo. Amo trenante, amo afferrante. L'amo afferrante è nascosto fra i tentacoli. Nel nostro preterminale, con l'aggiunzione delle multifibre, abbiamo creato un'asola per agganciare il nostro piombo guardiano. Sto pescando su un fondale di 40-45 metri, per cui sto usando un piombino leggero, un piombo da mezzo chilo, assenza di corrente, mare stupendo. E lo strike è garantito. Speriamo. Quella è mia, la canna è mia. Sposta, no, la canna tua è quella. No. Ognuno la sua roba. Va bene? Bravo. Ok, dammi, molla. Sì, ci piacque, Ale. Apri la frizione. Ecco qua, terminale a due ami, un amo scorrevole, perlina di battuta e via.
Eccolo sempre con Antonio Nazzani, qua a 16 miglia circa da Porto Torres. Proviamo un'altra battimetria, qualche tocca l'abbiamo avuta e speriamo, vero Antonio? Assolutamente. Bene, grande. Siamo a piombo. Oh, che fatica, così piccolo, una gran fatica qua in mare, vero Antonio? sono distrutto. Buono, questo me lo mangio io, eh. Esce in canna, ragazzi! Come mai pensi che sia un San Pietro? Perché è una mezza busta di spazzatura, fa solo altri. Magari è un tritolo. Oppure non lo so. Un scarpone. Guardi, guardiamo. No! Guardate ragazzi, è assurdo! Questo non mi era mai successo, eh! Vorrei capire come ha fatto. A Traina col vivo ci ho pescato di tutto, ma il polpo mai. Spettacolo. Ok. La giornata è finita qua con delle catture molto particolari per l'esca utilizzata, però il grande Nazzani ci fa scoprire veramente le ricchezze che ci sono marine appunto della Sardegna. Siamo sempre a Porto Torre, fuori a 15-16 miglia, torniamo a casa, domani andiamo avanti con Antonio Nazzani. Non c'è male, ragazzi, il recupero è molto importante, ragazzi, bisogna recuperare costantemente in modo continuo senza cambiare velocità, in modo da non strappare i tentacoli ai nostri poveri calamari, vero Alessandro? Esatto. Ecco qua, un bel calamaretto, ha gradito la testa rossa. Ci sono molte dicerie, dicono che le totanare vanno pulite perché sennò il calamaro non va, anzi io vi dirò, più sporca è e più funziona. Rimandiamola giù. Bello questo qua, ragazzi. Uh-huh. Bravo, bravo. Grazie. Bello, buona. No, un altro bel calamaretto. Ma
qua mi sa che ci scappa Alessandro, anche la cottura di calamari, eh? Cucino io però. No, il cucino. Ah sì. Allora va bene. Eccolo qua ragazzi. Un bel 40. Per fortuna ci sono io a prendere qua. C'è Palopo. Meno male. Però quando li strappi che gli stacchi i tentacoli puoi spegnere la telecamera, no? Facciamo i furti. Quelli me li mangio. Tre ore a dire. Non dagli ricocciata, che non è un dentice o una ricciola. No? Stank. Cosa arrivano in barca? Solo i tentacoli. Mi ha fatto una strage. Ci sono una marea di calamari invalidi. Se per caso ho pescato un calamare gli manco tentacoli. Lui è stato, eh. Eccolo qua, questo bel calamaro, due ami, ho fatto due ami fissi anziché lo scorrevole e adesso mettiamoci in pesca. Ecco qua ragazzi, siamo in combattimento, abbiamo fatto la curva, il pesce ha attaccato nell'immediatezza la nostra esca. Ale, scusami se ti ho tolto la canna, però almeno ne vediamo uno. Almeno ne vediamo uno. Sono stati giorni un po' difficili, Ale? Eh sì. Due giorni abbiamo cercato i dentici ovunque. Comunque, amici di Star Fishing, devo dire che ho imparato tanto da Antonio questi due giorni. Mi ha brontolato, mi ha portato via la canna, parolacce. Scusami, cosa faccio? Perdiamo il pesce? Ecco qui. E ce l'abbiamo! Solo con Azzani, spettacolo, cioè, lo stato puro. Ci hanno fatto disperare però, che bello. Oh, guarda com'è entrato Stamo. Sì. Madonna. Ma chiamo lo diciamo, si può dire che è un UMC, ci mancherebbe. Eccolo qua. Resistente ai massimi livelli. Oh, vescica natatoria è quasi esplosa. Andata, sì. Bello, bello, grazie. Metti un ditino in bocca. Non è come la trota, No. Guardate che colori meravigliosi, Guarda il blu che ha. Battute conclusive di questa battuta di pesca dai risvolti molto particolari oggi, Antonio. Mare un po' brutto, sì. Però dai, lo strike l'abbiamo fatto. Per fortuna ci ha aiutato il tuo culo, dai. Sempre simpatico, devo venire dall'Alto Adige a prendere i denti. A prendere i denti, te lo immagini. Vabbè, io verrò da te a prendere le trote. Eh beh, chiaro, così, anche allora. Lucci, I lucci... Vabbè, dai, facciamo anche quelli. Ok, facciamo così. Tutti in poltrona, Star Fishing TV ai massimi livelli qua a Porto Torres. Ciao.